appunto, è una pianta che esteticamente sembra il prezzemolo e fa parte di un'altra famiglia che non è la famiglia coriandolo. Allora, vi spiego una cosa veloce. Scusate, vi spiego una cosa veloce. Allora, la differenza fra le aromatiche che fanno parte della famiglia delle labiate, se voi vedete il fiore del rosmarino, della menta, del timo, hanno tutti la stessa forma, piccola, piccolo grande che sia. È la famiglia delle ombrellifere. Al posto del seme c'erano i fiori prima, quindi a forma di ombrella. Se voi vedete il fiore del finocchietto, dell'aneto, del coriandolo, del cerfoglio, hanno tutti la stessa forma ombrella. Quindi uno per dire che di che famiglia appartiene, basta guardare il fiore. E quando uno guarda il fiore magari non basta, e poi si devono vedere altre cose per capire che pianta è. Il coriandolo quindi è un ombrellifero. Quindi se voi schiacciate il seme ha un profumo agrumato. Ha un profumo agrumato ed ha la foglia fresca a me sa di cimice verde schiacciata. Tipo uno schiaccio di verde, una puzza. Però vi posso garantire che io ho utilizzato la mia ragazza è molto brava a cucinare, oltre che piatti siciliani, anche cucina orientale. Ora la potrei osannare come voglio io, perché magari stiamo insieme, sto parlando in maniera oggettiva, se no sarebbe troppo facile dire ah brava, sono mia, bravissima. E la ragazza a cui piace, ha la passione davvero per la cucina, e quindi mi ha fatto assaggiare la zuppa di cocco con gamberi, lime e poi foglie di coriandolo sparsi sopra. Da solo il coriandolo fa puzza, ma fa puzza, è soggettiva, a me non piace, però nel contesto dà quel tocco in più ed è davvero buono. Quindi questo qui, il seme, invece ha un profumo più agrumato, più di limone, eccetera. E il coriandolo è una delle poche piante che si possono classificare sia come spezia che come aromatica. Perché molti diciamo, io utilizzo molte spezie in cucina, riferendosi alle aromatiche. Invece le spezie sono una cosa e le aromatiche sono un'altra cosa, che poi vi spiegherò. Andiamo da questa parte. Ma non è poi Geranio alla voce moscata. Bellissimo questo. Premetto che non ho inventato nulla, Interessantissimo. Non è che ha inventato qualcosa, ho risemmissa se lo capisce. In natura, infatti. No, allora vi posso dire che rispetto ai gerani che voi trovate nei garden, quelli sono gerani che sono modificati o migliorati geneticamente per far sì che il cliente lo acquisti d'impatto, perché il fiore è una cosa spettacolare, ma mettete il nuovo vaso 15 giorni e lo potete testare. Questo non per sminuire il lavoro che fanno gli ibridatori, perché sono mercati diversi e esigenze diverse. C'è la gente a cui piace che faccia durare 15 giorni a me e basta, quindi sono anche scelte soggettive. Sono questi fiori. Sì, fa dei petalini piccoli. Questo è questo è un geranio alla cedronella. 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 Questo è un geranio alla cedronella. Ragazzi, avvicinatevi. Ma tu ce l'hai, cioè, se uno volendole comprare? Tutto, c'è qualcosa di geranio alla cedronella, sentitelo. Questo va qui, questo va qui. Vabbè, c'è la cedronella, scusa, ti ho chiamato, ma ti ho chiamato per la cedronella. Tra le aromatiche, tra un po' dell'altro, le zanzare, queste di qua. Questo per le zanzare funziona, pigliate un vaso, vedete la zanzara a nuovo muro e c'è. E funziona, c'è uno spray, qui si apre la bocca, si rompe. Questo è il profumo dei gerani mio preferito. Io quando sento questo profumo già mi immagino un barone assettato nella villa capipo così caro, e ciao canto sempre su gerani, perché è un gerani antichissimo. Questo è menzionato nelle
nelle canzoni, nelle poesie, da Napoli in giù, sa una malvarosa. E chi sia malvarosa? Il geranio antico. Quando sento il suo profumo già mi immagino. È molto più delicato. Venire d'alcol. Questo è un gerano all'arancio. Ah, che bellino questo. Bello vero, che si sotto. Però se, cioè, un gerano all'arancio se poi sta guarda che befiori che sono, guarda che befiori che sono, gerano all'arancio, bellissimo, gerano all'arancio, bellissimo, non lo so, è buono, non sono bellissime da vedere, l'emozione che ti arriva non è tanto quello che ti ricorda, la sensazione di leggerezza, di benessere, magari mi malattia di leggerezza, così non te lo dà, se lo diceva a stamano, come bellissimo, perché deve solo se ne prende la sua lettera? Sì, è gelato all'arancia, vedete? Si chiama Salvia Leucanta, Leucos bianco, Salvia Leucanta, quindi Salvia Leucanta non fa profumo, ma è una salvia ornamentale. Questa qui che ho accanto a me, però aspettiamo all'agile, sennò qua... Queste sono ornamentali. Da ornamento. No, voglio dire, sono state incrociate per ottenere la varietà. Allora, ci sono molte specie che esistono, alcune sono state ottenute, ma si incrociano, queste sono specie della natura, appunto. No, sono specie queste esistono, cioè queste qua non sono state migliorate o incrociate. Poi ci sono, per esempio, di queste leucante ci sono diverse colorazioni, che sono degli incroci, a volte mutazioni naturali, a volte indotti, ma incroci parliamo, non miglioramenti genetici. Ma pure voi li realizzate? No, 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 ancora no, ma il mio sogno è anche arrivare a quello, a ottenere delle mie varietà. Mm-hmm. Però ci vuole tempo, poi due che filosofia e una avere pensiero per fare questo, però tutta la banca appunto, la filosofia si fa dalle tasche piene. Allora, questa che vedete è qui, quello che le nocciature inquadrano dei grossi possidenti. No, perché io il vino cominciano a parlare, certo, senza pensare, che ci vuole avendo le tasche piene. No, questa qui è un'altra salvia, si chiama Salvia Guaranitica. Non fa profumo, guardate il fiore, è spettacolare. Ha questo colore lilla, blu, non so come si può indicare. Non è aromatica? No, 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 parliamo di ornamento. Guaranitica perché viene dal Guaranà? Sì, è una salvia indonesia. Sì, è una salvia, si chiama Salvia Sclerea. Volevo farvi sentire questa, avvicinatevi. Allora, questa si chiama Salvia Dominica, della Repubblica Dominicana. Io gli ho dato il nome di salvia al pompelmo, perché mi serve pompelmo tagliato fresco. Quale? Ma? Sergio! Vediamo. Qual è? Vai. Come? Pompelmo. Vediamo. Ma impressionante. Ti sei sciupato? Lucio! Dai! Lucio, vieni qua! Lucio! Lucio! C'è il pompelmo! Questa qui in sotto si chiama salvia microfile, ha un odore di frutti di bosco, si chiama salvia al lampone. Bello, questo è il pompelmo vero. Andiamo a fare più. Io forse le posso in Giuseppe. Questa sicuramente la sentirete. Questa qui si chiama salvia sudafricana. Il pompelmo si sente. Questa qua è bellissima, questa qua è il pompelmo. I frutti di bosco sono un po' vaghi. Questa qua invece è questa di bosco. Questa qua è di bosco. Vabbè, abbiamo le mani comunque, ne assicuro. Sì, le mani sono, si dovrebbero lavare. Dovrei cambiare mano, ma ormai cambiamo. Questa qui non fa profumo, ma si chiama Salvia Canariense, si viene dalle Canarie, e ha questa fioritura, tenete conto che il vento del Levante dell'altro ieri l'ha distrutta, ma questa fa questo fiore rosa antico, bellissimo, si riempie tutto di questa Daniela, le conosce? Siamo?
pareva vai fanno bordura del petosforo, cosa fermo petosforo. E col carrubo selvatico si possono fare delle cose spettacolari. Pianta rusticissima, ancora più rustica dell'alloro. E ancora non rende, io l'ho vista in una villa ad Ispica, una bordura di carrubo alta quanto me, quindi bassa. Quindi alta così, spettacolare. E molto zitta, compatta, senza foglie bruciate come tipo l'alloro. È una pianta davvero molto... Questa piantina quanti anni ha? Cioè questa noi l'abbiamo piantata che era così, ha quasi 3 anni. Però quindi 3 anni? Già uno pianta, certo, un po' più grande, un paio d'anni. Perché la siepe, c'è la necessità di averla subito zitta. Quindi comprare almeno 3 anni. Bellissimo. Non possiamo... Non abbiamo mai visto questa roba, No, non abbiamo mai visto questa roba. Conosciamo i cantari, ma non questi. Però ce n'è uno che è troppo bello. No, ma la cosa strana, aspettiamo gli altri perché è una cosa importante. Ma No, quello che voglio dirvi, la cosa strana non è fare le piante nei cessi e nei bidet, è fare le piante nei cessi e nei bidet e venderli. Che quando il titolare di un agriturismo mi ha chiesto il prezzo del trittico, io sono arrivato al punto, ho pensato, se arrivo a vendere un cesso con la pianta posso chiudere. Sono arrivato all'obiettivo della mia vita, vendere piante nei cessi, che è il massimo. Ma la cosa bella è che sto montando la cassetta per dare l'acqua al melograno, perché non è che ce la potevo morare così, un affare completa. Cosa. Sì, è una provocazione completo. Che a volte... Se l'hai comprato il signore? No, è in trattativa. Ma quanto vuole? Io ho messo in chiaro. A secondo il...